Sabato 5 gennaio, presso la parrocchia Natività della Beata Vergine Maria in Santa Maria delle Mole, ha avuto luogo l'ordinazione diaconale di Blaise Mayuma. Presenti colui che deve essere ordinato diacono, Blaise Mayuma. Eccomi. Nell'omelia, Monsignor Semeraro ha invitato Blaise e tutti i sacerdoti a imitare i santi magi, modello di discernimento. Come diacono, il tuo compito sarà quello di somigliare alla stella del racconto dei magi. Essere cioè un cristiano che non soltanto ha dei desideri e li coltiva per sé, ma che sa pure svegliarli, suscitarli negli altri, i desideri, e accompagnare i desideri della gente. Compito pastorale, accompagnare i desideri della gente, così come la stella accompagnò il cammino dei magi. Precedere i fratelli e poi fermarci lì dove c'è Cristo, in modo tale che la gente, guardando te, guardando noi, cari fratelli sacerdoti, guardando noi, possa dire: lì c'è Cristo. Come i magi, dove videro fermare la stella, dissero: lì c'è chi stiamo cercando. Sono seguiti gli impegni dell'eletto. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Dopo le litanie dei santi, il vescovo ha imposto le mani su Blaise e ha recitato la preghiera di ordinazione. E ora, Padre, ascolta la nostra preghiera e guarda con bontà questo tuo figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo che lo fortifichi con i sottetti doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Blaise viene vestito con la stola diaconale e la dalmatica. Monsignor Semeraro ha consegnato al nuovo diacono il libro dei Vangeli. Del quale sei divenuto l'annunziatore, credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Io ringrazio il nostro vescovo che mi ha ordinato diacono oggi. Sono veramente felice di essere diacono e di essere al servizio della Chiesa e del prossimo. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato. Io prego per loro e loro prego per me. Che il Signore possa sempre guidare i miei passi, possa essere fedele nel mio servizio. Per tutti io consacro me stesso. Nell'ambito delle iniziative di carità che, seguendo il messaggio di Papa Francesco, la Chiesa di Albano sta attuando, la Caritas diocesana e il Vicariato di Anzio hanno organizzato il 9 dicembre scorso un pranzo di condivisione con i poveri del territorio. L'iniziativa, durante la quale sono stati distribuiti circa 300 pasti, ha avuto luogo presso lo stabilimento Colgate Palmolive di Anzio.
aprire le porte dello stabilimento, aprire le porte della mensa, aprire le porte del cuore. È proprio quello che abbiamo vissuto a livello locale, vicariale, cittadino, qui alla Palmolive Colgate. In un contesto, direi, di grande generosità, di grande disponibilità e di servizio e collaborazione fattive. Insieme con gli amici della Caritas diocesana, penso a Don Gabriele, penso all'amico direttore ingegner Patete, anche ad Andrea della Sodexo, ci siamo visti, incontrati, rivisti, parlati, ascoltati per trovare insieme un luogo significativo, importante, se vogliamo un po' al di fuori del contesto parrocchiale consueto, dove poter vivere questo appuntamento di carità. Il 9 di dicembre eravamo all'incirca un 300 persone provenienti da tutte le parrocchie del vicariato territoriale di Anzio. Allora mi pare che sia un gran bell'inizio per proseguire passo dopo passo. Vedremo cosa sarà realmente, concretamente possibile, mettendo insieme tutte le forze della città di Anzio, tutte le forze delle comunità ecclesiali di Anzio. Quindi davvero ancora grazie a tutti, buona strada, buon cammino, passo dopo passo, accanto ai più fragili, accanto ai più deboli, insieme. È stato un successo da un punto di vista di come è stato recepito dalle persone, gli invitati, ma anche i nostri dipendenti, quasi al di sopra di ogni aspettativa. Cosa viene dopo? Questa è stata poi la domanda che quasi tutti si sono posti. Questo è il lascito primario di questa iniziativa, e cioè farne qualcosa di più strutturato. Diciamo, questa è la sfida che ci stiamo ponendo, insieme anche a tutti coloro che hanno partecipato, alla Caritas, ai nostri parroci, lo stesso sindaco, che ha avuto una calorosa partecipazione, diciamo, anche essa molto ben recepita dalle persone e da me personalmente, insomma. Quindi un'iniziativa speriamo foriera di ulteriori sviluppi. E questo, insomma, è quello che ci interessava fare e da qui volevamo partire. Giovedì 17 gennaio, ritiro spirituale mensile del clero presso il seminario vescovile di Albano alle ore 9:30. Giovedì 17 gennaio, veglia ecumenica diocesana. L'appuntamento è alle ore 19:30 presso la cattedrale San Pancrazio di Albano. Tema della veglia è «Cercate di essere giusti». Venerdì 18 gennaio, formazione per i direttori degli uffici pastorali, presso il seminario vescovile di Albano, dalle ore 9 alle ore 13. Sabato 19 gennaio, riunione del consiglio pastorale diocesano, presso il seminario vescovile di Albano, alle ore 9:30. Lunedì 21 gennaio, riunione dei vicari territoriali presso la curia vescovile di Albano alle ore 10.